L'Anming provinciale di Fermo ha scelto Porto San Giorgio per celebrare la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, con il ritrovo a Piazza San Giorgio Martire per poi assistere alla Santa Messa celebrata dal parroco di San Giorgio Don Mario Lusek, che ha benedetto la corona d'alloro, e proseguire con la deposizione sulla Fontana della Democrazia in memoria dei caduti del lavoro. Vivere un diritto, il lavoro sicuro un dovere. È questo lo slogan scelto da Anmil per la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, a cui hanno preso parte domenica 13 ottobre autorità civili e militari con il corpo bandistico cittadino. Sindaco, quest'anno la sua città che ospita questa manifestazione molto importante, 74esima edizione, che cosa significa per Porto San Giorgio? Ma noi abbiamo un rapporto veramente importante e continuativo con il presidente dell'AMNIL provinciale e noi facciamo varie iniziative sul territorio sangiorgese proprio per sensibilizzare comunque una sicurezza sul lavoro. Per noi oggi siamo molto felici quando ci era detto che Porto San Giorgio sarebbe stata scelta come meta e come luogo per celebrare questa manifestazione. Abbiamo collaborato al meglio e quindi noi ci impegniamo molto continuativamente con l'amministrazione per far sì che questo diritto e questo dovere possa realizzarsi. Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che ha fatto registrare 680 morti nei primi 8 mesi del 2024, con un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente, quasi 3 morti al giorno e un infortunio sul lavoro ogni 52 secondi, ad oggi la sicurezza sui luoghi di lavoro a causa della crisi economica spinge a non investire in prevenzione e a trascurare la formazione. Da qui la necessità di rivedere una normativa che risale al 1965 per evitare che intere famiglie si trovino da sole ad affrontare disabilità e malattie professionali. Una persona che subisce un infortunio, dopodiché ha grosse difficoltà per ritornare nel mondo del lavoro. Certo, nel caso in cui ci sia un infortunio molto lieve, magari questa cosa non accade, ma quando ci sono degli infortuni importanti, purtroppo, si fa difficoltà a ritornare nel posto del lavoro. Perché anche se ci sono tutte, no, le possibilità, anche economiche, gli aiuti dell'INAIL, però una persona che ha una incapacità, ha una diversa abilità, purtroppo non può più svolgere la funzione che svolgeva prima. Quindi la persona è costretta a cambiare lavoro. Cambiando lavoro, spesso e volentieri, non si riesce a ricollocare la persona. Gli infortuni totali denunciati in Italia fino ad agosto 2024 sono 386.554, di cui 11.108 nelle Marche, che in merito alle malattie professionali annoverano 5.422 casi, con un più 17,9% rispetto al 2023. Questi dati devono parlare chiaro per la prevenzione e i controlli, ma soprattutto devono portare ad una responsabilità condivisa, come allo scopo di fare il tavolo sulla sicurezza voluto dal prefetto di Fermo con un preciso obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di organizzare eventi, oggi è uno di questi, ne abbiamo altri in cantiere e abbiamo anche un obiettivo, secondo me, abbastanza interessante per tutta la cittadinanza, che è quello di rivolgerci alle scuole, perché il centro della nostra attività deve essere la formazione e l'informazione, perché non si è bene o male più a verificare e riportare nel leggere notizie così gravi, gravi per la mancanza di dignità nei confronti delle persone che lavorano. Questa è la cosa più che noi cercheremo di portare avanti con tutta la nostra forza. Formazione e informazione sono i due cardini della nostra attività.
La mattinata, che è proseguita con la cerimonia civile nella sala Castellani, ha visto, oltre gli interventi del presidente provinciale Marcello Luciani e del prefetto di Fermo Edoardo D'Alascio, che ha letto il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche quello della presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Marialina Vitturini e del dirigente dell'INAIL di Fermo Claudio Esposito, che ha consegnato brevetti e distintivi d'onore. Dobbiamo assolutamente abbassare gli infortuni, almeno in questi territori dove c'è un controllo importante anche da parte del governo. Il nostro territorio, purtroppo legato al calzaturiero e ad altre attività simili, purtroppo sta vivendo una situazione complicata e complessa e le aziende purtroppo pensano di poter risparmiare togliendo dal budget il budget che riguarda la sicurezza. Uno strumento di cui ANMIL si è dotata per informare e sensibilizzare sulla tematica della sicurezza sul lavoro è la scuola della testimonianza, che con i suoi testimonial formatori va nelle scuole, nelle aziende, ai convegni, a raccontare esperienze di vita, di lavoro e di disabilità. In occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, a parlare è stato Daniele Valavolta, vittima molto giovane di un infortunio nell'azienda nella quale stava lavorando. Beh, di strada da fare ce n'è tanta, purtroppo la piaga degli infortuni sul lavoro sono una costante, ogni giorno sentiamo purtroppo di questi terribili incidenti. Noi come ANMIL e soprattutto come infortunati del lavoro cerchiamo proprio di mettere a disposizione il nostro infortunio per cercare di far aumentare la consapevolezza nei lavoratori e nei datori di lavoro dell'importanza della prevenzione proprio sui luoghi di lavoro. Bisogna lavorare tantissimo sulla prevenzione, ma anche già a partire dalle scuole, come stiamo facendo con alcune iniziative. Perché è bello andare a lavorare, ma è importante tornare a casa sani. E sicuramente per noi è stato un percorso abbastanza impegnativo, non è semplice, non è facile tornare sempre a parlare del proprio incidente, del proprio infortunio, perché si vanno a toccare delle sensazioni, delle emozioni molto importanti, però se questo può servire per aiutare le persone, per aiutare la società tutta, nel comprendere l'importanza e alzare i livelli sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro, ben venga.